Volare è un'esperienza oggi a disposizione di tutti, viaggiando su grandi velivoli di linea ad alta velocità e in totale sicurezza. Per mantenere e migliorare comfort, sicurezza e prestazioni, ci sono attività continue di ricerca e sviluppo, soprattutto per quanto riguarda i componenti dei motori aeronautici. Gli aspetti principali della ricerca in campo aeronautico si orientano verso la riduzione dei pesi, preservando la grande affidabilità. L'obiettivo da raggiungere sono minori consumi e quindi minori emissioni inquinanti. Per migliorare le performance, ottimizzare i profili delle palette aeronautiche e ridurre la rumorosità, Polonia Aero, consorzio di cui fanno parte Avio Aero WZL4, la Warsaw University of Technology e la Military University of Technology, ha avviato a Zielonka, in Polonia, la costruzione di una Cold Flow, un impianto che sarà operativo entro la fine del 2014 per testare in scala 1 a 1 o ridotta intere turbine di bassa pressione destinate ai motori del futuro. I test sono un percorso obbligato per incrementare il rendimento e le prestazioni dei moduli turbina. Nell'impianto di Zielonka, che sarà il più grande e moderno nel suo genere, verranno riprodotte condizioni aerodinamiche della turbina analoghe a quelle che si verificano in volo, ma con temperature più basse, da cui cold flow. La simulazione prevede che l'aria aspirata dall'ambiente esterno subisca un processo di compressione e riscaldamento fino a 375 gradi, prima di essere spinta, con una portata di 80 kg al secondo, verso la turbina di bassa pressione in prova. Il monitoraggio del passaggio dell'aria all'interno della turbina avviene con condizioni e parametri perfettamente settati e controllati. Questo consente di osservare e valutare le reazioni per poter effettuare interventi migliorativi. Si gettano così le basi per la modifica dei componenti in base ai risultati ottenuti. Ottimizzazione dei flussi, revisione dei profili e del numero di palette delle turbine. Un grande impegno per sviluppare i nuovi motori aeronautici, al servizio dell'aeronautica del futuro.